Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi prepareremo insieme le crepe, un primo piatto davvero squisito che piace a tutti, grandi e piccini. Io ve le propongo farcite con la zucca, ma voi potete farcirle con quello che volete. Ricetta! Iniziamo subito preparando le crepe. In una ciotola inseriamo due uova, possibilmente bio, e un pizzico di sale. Sbattiamo velocemente con una frusta a mano. E aggiungiamo 350 g di latte, io ho usato quello senza lattosio. Mescoliamo ancora, dopodiché setacciamo 150 g di farina a vostra scelta, io ho usato la tipo 1. Mescoliamo nuovamente fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumuli. Potete aiutarvi con un mixer ad immersione, così sarete sicuri di avere una consistenza perfetta. Ci trasferiamo poi sui fornelli e con un filo d'olio extravergine ungiamo una padella antiaderente. Versiamo poi un mestolo di pastella e la giriamo finché l'impasto crea dei cerchi. Quando l'impasto non si muove più vuol dire che è ben distribuito e quindi possiamo fermarci. Io ho usato una padella da 20 cm di diametro e ho ottenuto in tutto 9 crepe. Lasciamo cuocere a fuoco medio-basso e con una forchetta iniziamo a staccare i bordi. Per ogni lato serviranno circa 1-2 minuti di cottura. Una volta che la crepe si stacca bene dalla padella, possiamo girarla aiutandoci con una spatola. Cuociamo per un paio di minuti e passiamo alla successiva. Terminate tutte le crepe, prepariamo la besciamella. In un tegame versiamo 45 g d'olio di semi di mais e 50 g di farina a vostra scelta, anche qui ho usato la tipo 1. Mescoliamo con una frusta, dopodiché quando vediamo delle bollicine possiamo aggiungere il latte, in tutto 500 g, un po' alla volta, mescolando bene con le fruste per non creare grumuli. Lasciamo cuocere e non appena vediamo che si addensa possiamo spegnere. Ora aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale e un pizzico di noce moscata. Mescoliamo nuovamente e trasferiamo in una ciotola con pellicola a contatto per non far creare la crosticina. A questo punto prepariamo il ripieno. In un ampio tegame versiamo olio extravergine d'oliva, inseriamo uno spicchio d'aglio, aggiungiamo poi due carote e un gambo di sedano tritati. Se volete potete anche usare la cipolla, io non la amo molto. Cuociamo per pochi minuti, dopodiché versiamo 750 g di zucca tagliata a pezzi e mezzo cucchiaino di sale. Mescoliamo, copriamo con un coperchio e cuociamo per circa 20-30 minuti. Passato il tempo, la nostra zucca sarà bella morbida. Togliamo lo spicchio d'aglio e frulliamo con un mixer ad immersione per creare una bella crema. Io ho poi aggiunto 5 amaretti sbriciolati perché secondo me con la zucca stanno benissimo. Un'ultima mescolata ed ora è tutto pronto. A questo punto possiamo assemblare. In una pirofila da forno versiamo sul fondo un paio di cucchiai di besciamella e li distribuiamo per bene. Facciamo le crepe con il ripieno di zucca e un cucchiaio di besciamella. Non ho aggiunto formaggio, ma ovviamente se preferite potete farlo. A questo punto arrotoliamo le crepe e le tagliamo in tre parti. Posizioniamo ogni parte in piedi sulla pirofila. Io ho scelto questa composizione perché mi ricorda delle roselline e mi sembrava scenografica, ma ovviamente potete fare come volete. Versiamo poi la restante besciamella sulle crepe e cospargiamo di formaggio grattugiato. Cuociamo in forno caldo e ventilato a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Ed eccole pronte, sono un piatto veramente gustoso, conquisteranno grandi e piccini, vedrete. Se lo desiderate si possono anche congelare per averle sempre pronte. Vi ringrazio di aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale cliccando sul bottone qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ricetta, sempre qui sul canale di Tavola Serena. Ciao!